Amici viaggiatori, amanti delle isole greche, calimere, buongiorno a tutti. Oggi ci troviamo a Donoussa e sapete dove vi porto? Oggi vi porto in una delle spiagge più belle dell'isola. Dove? Vi porto a vedere la spiaggia di Kevros. Ora ci troviamo nel porto di Stavros, spiaggia di Stavros qua alle mie spalle. Quindi noi imboccheremo questo percorso, il percorso segnalato numero 2, in circa 10 minuti, ragazzi, arriveremo esattamente a Kevros. Ora non ci resta far altro che percorrere questa salitina, all'incirca una decina, quindicina di minuti, arriveremo direttamente in spiaggia. Ora, oggi sarà una giornata molto impegnativa, perché nell'isola di Donoussa non esistono i rental bike, quindi non si affittano biciclette, motorini e nient'altro, bisogna andare a piedi o se no tramite il servizio di bus che parte in questo caso dal porto e collega un po' tutta l'isola, ma noi invece andiamo a piedi. Allora, sono arrivato in cima alla salitina, mi giro un attimo e guardate che panorama si vede già da qua. Continuiamo la nostra camminata. Come vedete siamo arrivati sulla strada principale, quindi questa è la strada asfaltata che ci conduce direttamente davanti al cartello. Allora, adesso la strada comincia a essere a livello, praticabile, tranquilla, senza problemi, senza impegno. Stiamo percorrendo il sentiero numero 2 dei 5 sentieri, dei 5 percorsi segnalati qua nell'isola, è il numero 2. Mentre ci facciamo la nostra camminatina, ragazzi, guardate alla nostra destra gli scorci panoramici con le altre isole minori delle Cicladi. Sicuramente qua i paesaggi non mancano. Eccolo qua, ragazzi, come vi avevo detto, cartello sulla destra, Kevros, 5 minuti, quindi questa è la direzione giusta. Come vedete inizia il percorso acciottolato, il panorama chiaramente è suggestivo. Allora, io continuo a scendere, nel frattempo mi giro, vi faccio vedere leggermente i colori. Signori, guardate che mare, guardate la roccia brulla, macchia mediterranea, ma soprattutto il colore dell'acqua. Abbiamo una tavolozza di colori, a tutti gli effetti ci saranno, penso, una decina di tonalità tra azzurro, blu, cobalto, metteteci tutti i colori che volete, guardate che spettacolo. Ora ditemi voi come posso commentare una cosa del genere. Ditemi voi, io vi farei vedere dal vivo questo spettacolo, ma quella che vi faccio vedere, quella che vi indico in questo momento, ragazzi, è la strada, diciamo una discesina che vi collega, quindi qualora voi veniste in macchina, ecco, potreste lasciare il mezzo da sopra e procedere tramite un sentierino sterrato fino alla nostra spiaggia in questione. Ora, io continuo lungo questo sentiero acciottolato, questa discesina acciottolata in mezzo a questo spettacolo della natura, ragazzi, la mano dell'uomo. Quindi la costruzione di questa discesa si fonde alla perfezione con questo spettacolo roccioso, il mare, la roccia brulla e tutto il contesto. Continuo, vedete, attenzione, non sono scalini ma è una discesa, quindi potreste scivolare qualora ci fosse un po' di ghiaietta, ma man mano che scendiamo troviamo questo spettacolo davanti ai nostri occhi, davvero incredibile, amici miei, davvero incredibile. Guardate che mare, guardate il contesto. Io vi posso garantire che non ho più parole, non vedo l'ora di prendere, togliermi i vestiti e lanciarmi in acqua. L'unica cosa, ragazzi, l'unica mia raccomandazione, Kevros è anche una spiaggia di nudisti, quindi troverete sicuramente delle persone nude che fanno il bagno, ma qui nelle isole Cicladi, in alcune spiagge, in alcune isole, è la normalità, quindi non vi scandalizzate. Adesso io sono quasi arrivato in spiaggia, come vedete sono le 10:30-11 del mattino, la spiaggia è già abbastanza frequentata, mi avvicino sempre di più alla spiaggia, mancano poche decine di metri. Ora quello che devo fare è cercare di non dare fastidio con la telecamera, chiaramente alle persone, in questo caso nude, che prendono il sole, quindi cercherò di essere il più riservato possibile.
Qua ci dicono che non possiamo fare camping abusivo, ok, dal cartello si legge benissimo. Da quest'altro lato invece continua il percorso trekking numero 4 che chiaramente ci porterà da un'altra parte. Allora, siamo finalmente sul bagnasciuga, siamo a pochi centimetri dall'acqua. Guardate che sabbia che abbiamo, abbiamo una sabbia finissima, ma abbiamo un mare incantevole, un mare caraibico, un'acqua turchese, indescrivibile, cristallina, trasparente. Abbiamo la protezione da destra, vedete il costone, e abbiamo anche il costone di sinistra, quindi tecnicamente riparati dai venti. Allora, è una spiaggia di quasi 300 metri di lunghezza, ok? Abbiamo del nudismo, anche abbondante, ma francamente a me non interessa più di tanto. Da quel molo traccano tutte le piccole imbarcazioni, i caicchi e quelle barche private che fanno i tour dell'isola, i tour delle spiaggette, quindi toccano questa spiaggia, la spiaggia di Chedros, e poi vanno avanti nelle altre calette, nelle altre spiagge, nelle grotte. E quindi questo è il punto di arrivo, ok, per chi non volesse farsi tutta la strada a piedi, ma parliamo di un chilometro, ed arrivano direttamente qua, in questo punto qua, e poi si accede facilmente alla spiaggia. Allora, amici miei, che dire, Chedros è una bellissima spiaggia, quindi veniteci, è molto vicina, ci sono i taxi, ci sono i pullman ed è ben collegata. Ora vi lascio con questo panorama, io vi ringrazio per essere stati con me, per aver visitato la spiaggia di Chedros insieme a voi. Ciao!